turn back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're falling down. Oversized jumper with our underwear out. I'm on the sound, hoodie season, back around. No more summer bounce, little squeeze out, squeeze. See the indoors when we're falling down. Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Mi chiamo Andrea Bazzani, sono il creatore del portale Imparare Facilmente la Sicurezza. Finalmente ritorniamo sul canale e ritorniamo con un nuovo contenuto tecnico, sempre inerente alla nostra centrale LightSys Plus della Risco, che vi ricordo essere la centralina ibrida che va da un minimo di 8 zone a un massimo di 512. Oggi vi insegnerò a programmare delle specifiche funzioni, infatti vi insegnerò a programmare quelli che sono le macro. Che cosa sono le macro? Le macro sono dei tasti rapidi che vi aiutano a svolgere diverse funzioni. In particolare oggi andremo a programmare tre tasti macro. Con il tasto A andremo ad attivare l'uscita 1 della nostra centrale dove ho collegato una semplice spia. Con il tasto B andremo a creare una macro che andrà a fare l'inserimento di una specifica partizione, ossia la partizione 2, chiamata esterno. E dopodiché con il tasto C andremo a creare un'ulteriore macro che andrà ad escludere quella che è la zona 1. Però prima di iniziare il contenuto di oggi, come sempre, voglio ricordarvi diverse cose. Allora, innanzitutto, la prima è quella di iscrivervi al canale YouTube di Imparare Facilmente la Sicurezza, di cliccare la campanella per essere avvisati costantemente dell'uscita di nuovi video. Dopodiché voglio ricordarvi che se voleste maggiori informazioni commerciali riguardo i prodotti dei miei video, non dovete far altro che contattare la SegurProf di Vicenza, che è il distributore ufficiale del marchio Risco, ma è il distributore anche di moltissimi altri marchi di sicurezza. E dopodiché, infine, se siete degli installatori, iscrivetevi al portale di Imparare Facilmente la Sicurezza, al sito www.impararefacilmentelasicurezza.it, dove avrete accesso a moltissimi contenuti completi e gratuiti, ma anche a moltissime novità che potrete scoprire solo se siete registrati. Bene, dopo che vi ho ricordato tutte queste cose, non ci resta che addentrarci nel contenuto tecnico. Venite con me che vi spiego come programmare i tasti macro sulla centrale LightSys Plus. Ok, oggi vi insegnerò come programmare i tasti macro tramite il software. Si può fare anche la programmazione tramite tastiera, ma tramite il software di programmazione è molto più semplice e intuitivo. Quindi vi insegnerò tramite appunto il configuration software. Allora, innanzitutto andiamo a collegarci con la nostra centralina. Dopodiché andiamo al menu tastiere. Nel mio impianto c'ho una tastiera Touch Elegant e una tastiera Risk Control. Andiamo a programmare i tasti macro sulla nostra tastiera Elegant, quindi andiamo in giù col cursore e abbiamo appunto le nostre quattro macro. Come dobbiamo fare per programmare il tasto A? Allora, andiamo a cliccare una volta sulla casella, facciamo tasto destro del mouse e andiamo a cliccare su Apri la tastiera. Ci comparirà una tastiera virtuale, che è praticamente la tastiera che abbiamo nel nostro impianto dall'alto, come se avessimo appunto la nostra tastiera di gestione davanti agli occhi. Per programmare quindi l'attivazione dell'uscita 1 dobbiamo andare a simulare esattamente la procedura che faremo da tastiera normale. Quindi andremo con la freccetta in basso a sinistra, digiteremo il codice utente, confermiamo, comparirebbe il menu attività. Quindi confermiamo perché dobbiamo andare dentro al menu attività. Si presenterebbe il menu esclusioni, ma noi dobbiamo spostarci di una posizione fino ad arrivare ad attivazione uscite. Dopodiché diamo conferma. Mi viene fuori la mia uscita 1, quindi diamo sempre conferma. Mi direbbe non attivo, conferma per attivarlo. Diamo il tasto ok. Bene, quindi la prima macro l'abbiamo fatta. Con la macro invece B dobbiamo andare ad accendere la partizione 2. Quindi andiamo sempre a fare tasto destro, apri la tastiera. Quale sarebbe la procedura che faremo da tastiera? Beh, digitare il codice, dare il lucchetto chiuso di inserimento. In questo caso ci chiederà quale partizione vuoi accendere. Gli diamo partizione 2 e lucchetto chiuso di nuovo. In questo caso andiamo ad accendere la partizione 2. Molto bene, invece la macro di tipo C dobbiamo andare ad escludere la zona 1, quindi apri la tastiera e andiamo a simulare la procedura che faremo da tastiera per escludere appunto la zona 1. Quindi freccetta indietro, codice utente, conferma. Il primo menu che compare è attività, quindi andiamo a confermare perché è dentro al menu attività. Esclusioni, quindi confermiamo.
Mi dice zone, quindi confermiamo il menu zone. Ci sarebbe il menu di esclusione temporanea, ma noi vogliamo andare al menu esclusione costante. Quindi andiamo giù con le frecce tre volte, fino a esclusione costante, confermiamo. In questo caso ci compare già zona 1, se volessimo andare a escludere le altre zone andremo giù con le frecce, ma in questo caso mi comparirebbe già la zona 1, quindi diamo conferma. Questa è la procedura per fare l'esclusione. Andiamo a inviare la programmazione. Quindi non ho fatto altro che simulare le stesse operazioni che farei da tastiera normale. Adesso non ci resta che andare a fare la prova. Molto bene, quindi abbiamo programmato le nostre macro. Adesso se noi andiamo a premere quindi il tasto A, dovrebbe attivarsi l'uscita 1 dove ho collegato il mio LED. Andiamo a vedere. Ok, perfetto, quindi funziona correttamente. Torniamo al menu iniziale. Proviamo la macro B con cui dovremo andare a fare l'inserimento della partizione 2. Molto bene, quindi abbiamo acceso la partizione 2 tramite la macro B. Non ci resta che provare l'ultimo tasto, quindi la C, che dovremo andare a fare l'esclusione della zona 1. Ok, come potete vedere però mi rimane nel menu esclusione costante. È ovvio che se volete fare in modo che in automatico torni al menu iniziale, non dovete far altro che nella tastiera virtuale aggiungere 1, 2, 3, 4 volte il tasto della freccetta indietro. In questo caso in automatico, dopo che ha escluso la zona, vi ritorna nel menu iniziale. Bene amici, siamo giunti alla conclusione di questo video. Io come sempre voglio ringraziarvi per la vostra partecipazione, vi chiedo di lasciare un like se siete così gentili per supportarmi e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!